Ciao, sono Bimbo Natura e questo video fa parte di una nuova serie del canale. Se sei appena capitato su Idea Fertile, con questa serie faremo conoscenza e se siamo già amici, continua a seguirmi. Buona visione! Ciao amici di Bimbo Natura, oggi la puntata inizia così in modo un po' diverso dagli altri episodi perché siamo venuti qua in montagna e non riesco a trovare Bimbo Natura. Vedete che la casetta è vuota. Probabilmente sarà uscito andare a cercare dei funghi o delle castagne. Nel frattempo noi continuiamo con le nostre attività. Oggi ci dedicheremo al trapianto della cicoria grumolo, che noi chiamiamo i capulì, che abbiamo visto in un episodio. Li metteremo in un secchio, poi metteremo dell'acqua e poi li trapianteremo in questo cerchio rialzato che adesso è stato preparato, vedete, è perfettamente piano. È stato un po' lavorato così col rastrello per livellarlo ed è pronto per il trapianto. Bagnare il terreno in modo da facilitare questa operazione. Vedete che la cicoria è già cresciuta abbastanza, deve diventare ancora più grosso, poi sotto la neve è come se morisse, diciamo, si viene a marcire un po', si vengono a marcire le foglie, poi germina nuovamente il cuore quando la neve passa ed è quello che noi andiamo poi a mangiare, è come se fosse un piccolo radicchio di cui andiamo a mangiare i cuoricini, sono tanti i cuoricini di cicoria. Qui all'interno del secchio, immerse un po' nell'acqua, abbiamo le cicorie che siamo riusciti a strappare diradando. E qui vedete poi dal secchio, cercate di prendere gli esemplari che abbiano più radici, le radici più sane, diciamo, e che quindi sono quelli che daranno maggiori possibilità di attecchire. E poi si inizia così, almeno io faccio così, gestisco così i miei orti rotondi. Inizio dal centro e con delle file, vedete, adesso ne farò una a croce e così inizierò con questi raggi fino a che completerò tutto il cerchio. Vedete già qua calcoliamo 4, 5, 6, 7, 14, 15, 15 ogni raggio, posso fare all'incirca 10 raggi, quindi tranquillamente 150 mi ci stanno, più ancora qualcuno che inserirò dopo, quindi arriveremo intorno ai 200. Calcolate che queste cicorie a grumolo, oltre a essere buonissime in primavera, si condiscono anche solo con delle gocce di aceto, magari un buon aceto fatto in casa, come avete visto in alcuni dei miei video, io sono un appassionato di aceto, dicevo solo con un po' di aceto, sono una prelibatezza, semplicemente per dare un dato, queste cicorie a grumolo in marzo al supermercato vengono vendute a circa 3 anche 4 euro un vassoietto che ne contiene circa 20. Ecco come si presenta il cerchio dopo che abbiamo trapiantato tutte le cicorie, quelle migliori, diciamo, con l'apparato radicale più forte. Adesso abbiamo dato da bere, la prima cosa subito dare così da bere abbondantemente, e adesso andiamo un po' a riempire gli spazi che vediamo che sono rimasti un po' vuoti, in modo da lasciare una distanza di 5 agli 8 cm tra una piantina e l'altra, e poi la settimana prossima torneremo qua, vedremo quante hanno attecchito e magari riempiremo ancora gli spazi vuoti. Comunque ne abbiamo ancora parecchia, quindi abbiamo tantissime possibilità ancora di trapianto finché le temperature tengono, è possibile effettuare questa operazione. Questo è l'orto di mio zio, che dista dal nostro circa un centinaio di metri. C'è sempre molto da imparare dalle persone che, diciamo, hanno più esperienza di noi, e se riusciamo a instaurare un buon rapporto con loro sicuramente ci daranno dei consigli utili, soprattutto se loro coltivano già da parecchi anni in quella zona e noi invece siamo, come nel nostro caso, siamo solo al quarto anno di orto. La collaborazione porta anche alla condivisione di certi ortaggi. Ad esempio in questo caso il radicchio rosso di Treviso mi è stato regalato dallo zio da una colla, vedete, da queste piccole porzioni, dove lui lo aveva piantato, diciamo, troppo fitto per quello che dovrebbe essere il radicchio, quindi io ho approfittato e ho ottenuto delle piantine, non tantissime, però per la nostra
per le nostre esigenze vanno bene. Eppure credo che nessuno possa dire di essere preparato ai cambiamenti a cui stiamo assistendo ultimamente. Ad esempio questo ottobre è stato incredibilmente caldo, 14 di ottobre e abbiamo 22 gradi qui in montagna a 850 metri. Io a memoria mia non posso ricordare un ottobre così. E quando la campana suona è ora di pranzo.